La prossima canzone c'è poco da spiegare. È una canzone, chiedo scusa, una canzone dedicata a una persona che si chiama Sara, giusto? Che è mia figlia. Io continuo a barzelletta. Domenica 6 dicembre alle ore 18 presso l'Auditorium Casalinuovo di Catanzaro è stato presentato Indietro non ci torno, l'ultima fatica musicale di Gianfranco Riccelli. Il sud resta sullo sfondo, ma le storie raccontate sembrano non avere più un confine predefinito. Ed è questo forse il maggior valore di Indietro non ci torno, un lavoro di cui ciascuno può impossessarsi come meglio crede, secondo la propria sensibilità e la propria capacità di immaginazione. Questo titolo era un po' particolare, la canzone si intitolava inizialmente Parlami d'amore, poi Parlami d'amore era scritto un'altra, quindi però Parlami d'amore era scritta pure, ma Parlami d'amore c'era, d'amore parlami c'era pure e Parlami d'amore, fino a mo. Nel CD anche i testi inediti di Claudio Lolli, Pierangelo Bertoli e Pasquale Tropea, musicati dallo stesso Riccelli, e poi i brani firmati a quattro mani con Marcello Barillà, tra cui anche quella che dà il titolo al disco. Gloria per chi ha scelto di servire il proprio errore. Se potessi andare indietro, salverei soltanto quello, quel refuso esistenziale che ha cambiato. L'album esce a 10 anni dalla nascita degli Arangara e dopo 3 dischi con il gruppo che ha fondato nel 2005. Dunque ritroviamo Riccelli in versione solista. Non è una rottura col passato, è soltanto una scelta tra virgolette musicale, come ho detto anche prima nello spettacolo, una scelta musicale dovuta soprattutto al discorso che anche la casa discografica per un disco cantautorale pretende, insomma, comunque mi ha indirizzato verso il nome, anche considerando il fatto che gli altri CD erano sempre stati composti da me, sia musiche che testi. Bel pubblico, bel clima, una buona empatia con la sala, quindi quando ci sono questi ingredienti normalmente si è sempre soddisfatti. Insomma, poi spero che il disco sia piaciuto, speriamo che il disco sia piaciuto, insomma, giudicherà il pubblico e su questo naturalmente non giudichiamo noi. Con Marcello Barillà e il sodalizio, come è iniziato? No, è iniziato quasi per caso, ci siamo conosciuti, ho saputo che scriveva canzoni, mi hanno fatto sentire alcuni pezzi e da lì praticamente è nata una collaborazione e speriamo porti dei frutti, comunque è soltanto l'inizio di una collaborazione questo disco. Io nelle basi ho voluto lasciare la voce di Alberto Bertoli, del figlio di Pierangelo, proprio perché l'idea iniziale di farvi ascoltare il disco così com'è, per quanto possibile logicamente, perché il disco è tutta un'altra cosa rispetto all'acustica che ci può essere in un auditorio. Come mai questo testo bellissimo di Pierangelo Bertoli è venuto fuori solo adesso, a distanza di tanto tempo, no? Sì, perché quando si ha a che fare con Pierangelo Bertoli non si ha la consapevolezza, comunque voglio dire, non volevo nemmeno musicarlo onestamente, appunto per rispetto a Pierangelo Bertoli. Poi la famiglia mi ha, non dico costretto, ma consigliato di farlo, aiutato a farlo e quindi a quel punto insomma è nato questo pezzo. Se lì che ascolti questa voce proprio di questo capo. E chi è il tuo ascoltatore tipo? Ma l'ascoltatore tipo non c'è per questo tipo di musica, sono compagni di viaggio, sono quelli che vengono ad ascoltare i miei concerti, quelli per i quali
sono scritte le canzoni, non ho nessuna certezza nella vita, non lo dico soltanto io, lo diceva qualcun altro, ho soltanto da dare, se eventualmente ci riesco, delle emozioni. Tutto lì. Buon Natale a tutti. Sono più contento di scoppettare, da mia mamma mi figlio di palle. A te no? Sono più contento di scoppettare, da mia mamma mi figlio di palle, mi figlio rosso mi figlio dritto. Ma non mi figlio di palle. E voi pensate, ma quanto è fissa, tu la poggia, sta punta in pizza, io sono contento, non sono sicura, la demanda è una sola. Oh.